tanto. Primo tempo hai dovuto calcolare un po', secondo tempo invece ti sei ripreso dai grandissimi. Vabbè, diciamo che quando non giochi da tanto e poi anche il terreno un po' ne eravamo abituati, però penso che comunque abbiamo giocato contro, soprattutto davanti, contro un'ottima squadra. Io e Peppe, che abbiamo giocato insieme solo in Coppa Italia, diciamo che non è che abbiamo fatto fatica, però ci siamo dovuti un po' inquadrare. Poi penso che abbiamo fatto tutti un'ottima partita, veramente. Penso che da quando gioco a calcio è stata l'emozione più grande, per come è venuto, per come siamo stati squadra, per come era veramente uno spettacolo da parte di tutti. Ecco, importante la reazione in 10 uomini, cosa ha contribuito a fare quella reazione? Magari il fatto che l'espulsione fosse ingiusta o qualcos'altro? Ma a parte quello, espulsione ingiusta, rigore men che meno, un gol annullato regolare, l'abbiamo rivisto, che ci venga, era regolare, il gol di Cavallaro al primo tempo. Ma penso sia stato proprio una cosa di squadra. Siamo giocatori in un gruppo forte, penso che l'abbiamo dimostrato sul campo. E non, se ti dico la verità, non siamo detti niente. È stata proprio una cosa che è venuta da dentro e penso che sia la cosa più bella. Ecco, giocando magari capivate che l'avversario andava in difficoltà, perché a un certo punto del secondo tempo loro non uscivano dalla loro metà campo. Quella è stata la cosa, anche già verso la fine del primo, che dopo rigore, espulsione, il gol preso, quando ci siamo rimessi in sesto penso che non ci sia mai stata partita. Anche, come diceva lei, uno in meno è stato uno spettacolo. Noi tenevamo la palla e loro ci correvano dietro con l'uomo in più, quindi più bello di così penso... Fuori casa, poi, più bello di così, penso che... Che dire? Di solito si parla di vittoria di Pirro, ma questo è il pareggio di Pirro, perché alla fine tutte queste ammonizioni, espulsioni, anche De Zerbi, che è stato squalificato per un turno, questo pareggio è costato comunque caro in ottica futura a voi, no? Perché mancherà Narciso per la squalifica, lo stesso De Zerbi. Ma penso che abbiamo dimostrato tutti l'attaccamento più che altro, perché c'è anche, lasciando stare la cosa di Narciso, che secondo me è un'ennesima invenzione arbitrale, però penso l'attaccamento da parte di tutti, l'entusiasmo che mettiamo tutti, chi gioca, chi non gioca, chi va in tribuna, e penso che in campo poi si vede, perché è una squadra che non molla mai, una squadra che più di una volta si è trovata a recuperare il risultato, come a Lamezia, abbiamo preso gol, dopo 5 minuti l'abbiamo rifatto, quindi siamo una squadra che tante volte magari alza anche le righe, ma meglio così. Ecco, ma voi tante volte nelle ultime settimane, non dico vi siete lamentati, però avevate detto che il pubblico certe volte non vi seguiva, volevate, ecco, avvicinarlo ancora di più a voi e vedere più un pubblico più numeroso sugli spalti. Quello che è successo al ritorno dall'ultima trasferta è qualcosa di importante, un segno di risveglio? Come l'avete percepita voi questa situazione? Ah, io l'ho percepita che vorrei tutte le volte che sia così e sempre di più. Come giustamente i tifosi non si accontentano mai, anche noi non ci accontentiamo mai. Sul campo personalmente e fuori, anche se cioè, non si può dire nulla al tifo nostro, penso sia il migliore della Lega Pro e non solo. Quindi, però è normale, che sono cose belle, sono cose che ti fa piacere, perché comunque non, quando esci stremato dal campo nonostante un pareggio, vedi che la gente comunque ha apprezzato, che comunque abbiamo fatto una partita che è tanta roba, è bello che sia riconosciuto anche dai tifosi, e questo comunque dimostra anche l'intelligenza delle nostre tifoserie, che nonostante il risultato non giudicano solo quello ma anche la prestazione dei ragazzi. Ecco,
condizione di Igrea che è uscito dal campo comunque stremato, sicuramente anche un discorso di condizione, dato che sì, un po' anche il campo, un po' anche la tensione, un po' tutto, ci può stare. Giocavo da Benevento, poi mi sono rotto la mano, quindi ho rosicato a uscire, perché comunque quando giochi non vorresti mai uscire, cioè abbandonare il campo, quindi però no, oggi mi sono allenato, tutto, ho recuperato sti giorni. Era quest'anno che ti hanno reinventato centrale oppure l'avevi già fatto? No, è la prima partita in campionato che faccio centrale, non l'avevo mai fatto. Però io penso che come ci alleniamo, come l'idea di gioco del mister, io penso che è stato tutto più facile anche. Senti, era una coppia insomma già che si era vista però in Coppa Italia, mi pare. Sì, nelle prime due. Ad agosto insomma, sì. Poi da lì in poi non si era più vista. Senti, rispetto a prima, quando dicevi c'è entusiasmo, c'è un grande entusiasmo sia tra chi gioca che tra chi non gioca. Oltre all'entusiasmo mi pare insomma che siate anche pronti tutti quelli che stanno giocando meno poi quando vengono chiamati in causa dall'allenatore. Ti chiedo se lui come si rapporta a voi, che cosa fa sì che un po' tutti quando entrate in campo poi riuscite a, insomma, ad essere e se c'è una differenza, se non una differenza invece rispetto per esempio alla scorsa stagione. Ma adesso siamo qua, parliamo di qua che non è mai bello, però io penso che quando un allenatore ti fa sentire importante, che giochi o che non giochi, e comunque ti tiene sul pezzo sempre tutti gli allenamenti, per me è quello che fa la differenza. E non è un caso che chi non gioca, chi entra, non è solo chi poi si trova causa giocata dal primo minuto, fa bene, ma anche chi entra. Savino ci ha risolto la partita con la Lupa Roma, ma lo stesso Bollino quando ha giocato ha fatto la sua gran partita. Quindi penso che sia proprio una cosa che è riconosciuto dalla squadra e riconosciuto dall'allenatore. Siamo tutti importanti allo stesso modo, ci fa sentire tutti importanti allo stesso modo, e quindi penso che quello fa la differenza. In ottica prossima domenica, Matera, che avversario è? Che squadra ti aspetti? Ma sicuramente è una buona squadra. Ora dobbiamo ancora vedere il video eccetera, però io penso che se noi continuiamo su questa linea, ogni domenica mettiamo sempre qualcosina in più, secondo me ci possiamo togliere belle soddisfazioni. Ecco, si è parlato di ciclo terribile, no? 4 gare, una l'avete già messa alle spalle con un pareggio tra l'altro fuori casa. Che percorso il Foggia deve fare in queste gare per rimanere a galla? Il campionato penso sia il girone più duro, quindi ogni partita, anche con la Lupa Roma o lo stesso Melfi che si fischiava dalle tribune come se avessimo pareggiato contro. Ogni partita quest'anno è tosta, ogni partita è dura, quindi vanno affrontate tutte come delle finali, e quindi secondo me siamo partiti col piede giusto per queste 4 partite, e secondo me non siamo inferiori a nessuno, quindi l'importante è giocarsela. Poi ecco, voi avete 22 punti, no? 21 tolto il punto di penalizzazione. Sentite che in questo momento un accelerato per mantenere questi standard potrebbe addirittura cambiare qualcosa magari in prospettiva campionato? Beh, certo, però onestamente ancora non ci pensiamo partita per partita, poi vedremo quando sarà il tempo di fare i conti, li faremo. Te lo aspettavi un avvio di questo tipo così positivo? Se ci speravi, se ha sorpreso un po' anche te? E come ritrovi questo campionato, insomma, che avevi, anche se la prima divisione, però insomma, già affrontato a Gubbio e in precedenza? No, secondo me il livello poi del girone nostro è molto alto rispetto ai precedenti. E l'avvio di campionato, onestamente, io
questi anni dove ho fatto anche la prima divisione, se io ho percepito dall'inizio qualcosa di diverso, non lo so. Io penso che il giorno d'oggi, quando vai in campo, che hai un'idea, che sai quello che devi fare, che comunque lavori durante la settimana per un obiettivo, secondo me poi è quello che fa la differenza. Ho trovato anche allenatori dove era tutto un butta su, quindi per un giocatore entrare in campo e sapere quello che devi fare è la cosa fondamentale. Avere un'idea di quello che devi fare è una cosa fondamentale. Senti, cosa ti aspetti da questa stagione nel prosieguo, insomma, che è cominciata in maniera anche un po' particolare, nel senso i primi mesi, insomma, fra giugno e forse inizio luglio, non era tanto chiaro, insomma, se dovessi restare o meno. Poi mi pare che il mister proprio ci sia imposto, perché sì, il mister ha voluto darti fiducia, insomma, per cominciare un altro percorso, insomma. Sì, infatti io ringrazio il mister, perché comunque è lui che mi ha voluto tanto qua, e quindi spero di riuscire a ricambiare la fiducia che lui mi ha dato. E non mi ricordo poi il resto della domanda. Cosa ti aspetti da adesso in poi, insomma? Io spero. Hai fatto terzino, stai facendo il centrale, insomma, l'anno scorso è l'esterno a 4 in mezzo, dove c'è. Io penso che, a prescindere da giocare tanto o poco, io penso che quest'anno ognuno di noi, non solo io, ci possiamo togliere. Per me, aver giocato sabato, dopo che era tanto che non giocavo, e essermela cavata è stato motivo di orgoglio anche personale. Quindi giocare o non giocare, per me, quando sei in un gruppo del genere con giocatori di un'altra categoria, non fa testo. Ovvio, tutti vorrebbero giocare tutte le domeniche, però far parte di questo gruppo e poter imparare giorno dopo giorno da giocatori importanti, perché abbiamo giocatori veramente importanti, e tanta roba. A proposito di giocatori importanti, mi viene da pensare a Potenza, che è un po' il tuo ruolo anche, insomma, comunque Potenza, simile al tuo, e se lui o qualcun altro, insomma, c'è qualche consiglio particolare, qualcosa che ti hanno detto che ti ha colpito. Vabbè, Ale è un gran professionista, gran professionista, un gran giocatore, ma infatti non è un caso che un giocatore faccia 10 anni in Serie A. Però no, sì, con lui abbiamo visto i video prima della partita, mi ha dato un po' di consigli. Però anche lo stesso Gigliotti, per me è un gran giocatore. E per me là dietro abbiamo dei fenomeni: Narciso, Gigliotti e Potenza, per me sono 3 fenomeni. Quindi c'è solo che da imparare, ecco. E mi rilascio al discorso di prima. Cosa ti aspetti? Ovvio, lavori tutta la settimana per poter giocare la domenica, perché sennò cambi sport. Però comunque lavorare in un gruppo del genere, riuscire a ritagliarsi i propri spazi, è già una cosa importante. Senti, sei del nord, in quest'anno e mezzo com'è andata qui? Come sta andando? L'ambientarsi, insomma, il rapporto con la città? Vabbè, l'anno scorso, i primi periodi, è stata un po' dura. Però poi, anzi, ho vissuto delle cose che prima al nord non si vivevano, ovvero il tifo, la gente, comunque doverti comportare in un certo modo perché c'è la gente fuori, oppure sono tutte cose che senti parlare, però finché non le vivi non capisci quanto. Per fortuna l'anno scorso è stato bello, quest'anno per ora è bello, speriamo che continui a essere bello per tutti.